Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo del miglior lettore MP3 presente sul mercato. Allora, vi racconto un po' com'è andata. Allora, praticamente avevo comprato questo lettore MP3 della Sony più o meno un mesetto fa. Funzionava bene, un bellissimo prodotto, solo che continuava a sporcarsi. Questo che vedete qui sopra è il modello vecchio. Dovevo mandarlo in assistenza ogni volta per pulirlo. Quindi, cioè, immaginate un po', cioè io ogni volta mi allenavo, dopo qualche mese, bam, non si sentiva più niente, dovevo prenderlo, mandarlo in assistenza. Tra l'altro l'assistenza non è vicina, ma è tipo a un 10-15 km da casa mia. Dopo la quarta volta che ho mandato il prodotto in assistenza per fare questa riparazione, hanno smesso completamente di funzionare e ho fatto il difettoso. E quindi niente, con il reso del prodotto ho acquistato il modello nuovo di queste cuffie della Sony. Ecco qua, oggi finalmente mi è arrivato e ora lo scartiamo insieme. Ecco qua, il classico pacchetto per l'acquisto online. Abbiamo la confezione, guardate. Questo MP3 è un lettore MP3 sportivo, 4 giga, impermeabile, quindi resiste all'acqua, al sudore. Teoricamente è adatto anche al nuoto, quindi si può usare anche per nuotare. Qualità audio eccelsa, come le altre. Il nome del modello è un nome stranissimo, cioè NVVS413. Ecco, la Sony secondo me da questo punto di vista, per rendere il prodotto più commerciale, poteva cambiare un attimo il nome, cioè mettere un nome un po' più intuitivo, un po' più... perché comunque non ha senso questo nome secondo me. Però il prodotto vi assicuro che è valido, io ve lo consiglio tantissimo, guardate. Le cuffie sono praticamente simili a quelle che avevo prima. Proviamo a scartare la confezione. Confezione classica, normale. Sì, hanno cambiato leggermente l'estetica. Un look leggermente più sobrio. Sembrano anche leggermente più resistenti, più gommose rispetto a quelle di prima. All'interno qui troviamo il caricatore. C'è un caricatore all'interno. Manuale del prodotto, le istruzioni. Basta? Basta così? Ah no. Poi c'è, vabbè, l'USB classica. E qua abbiamo anche diversi tappini. Questi tappini non bisogna perderli, perché questi classici neri sono i tappini per il normale utilizzo del prodotto all'aria aperta o in palestra, eccetera. Mentre questi, che hanno un colore più verdognolo, sono quelli da utilizzare in piscina, quindi sono gli auricolari da utilizzare per il nuoto. Allora, come prima impressione, hanno sicuramente sistemato questa parte, la parte del sensore. Il sensore nel modello vecchio, nel modello precedente, era interno al prodotto e ogni 2x3 si sporcava, dando dei problemi nel caricamento. Quindi ogni volta dovevi prendere un cotton fioc, pulire questa parte, sperare di aver pulito bene il prodotto e poi caricarlo. In realtà le cuffie vecchie funzionavano molto bene, ma avevano quel piccolo difetto qua e là che lo rendeva di tanto in tanto inutilizzabile. Adesso speriamo di non avere problemi invece con questo. Sono funzionanti, si accende questa lucina gialla intermittenza arancione, mi sta dicendo che sono scarico, il prodotto è scarico. Vabbè, lo metterò dopo in carica e caricherò appunto della musica. Dopo questo velocissimo unboxing, le prime impressioni: sicuramente il prodotto è stato migliorato, è più leggero rispetto al precedente, sembra più resistente e sicuramente hanno eliminato i difetti del modello vecchio. Sicuramente i difetti che aveva il modello precedente li hanno eliminati. Ora lo utilizzerò per 2-3 giorni e dopo, insieme a Claudio, che lui queste cuffie qua ce le ha già, vi faremo una recensione dettagliata, sia dal punto di vista della resistenza che dal punto di vista della qualità del suono. Ci vediamo quindi tra un 3-4 giorni, sempre in questo video. Ciao.